cordiale buonasera dagli studi di Parigi. Questa sera Caccia al tesoro ci porta in Tunisia, quindi da Parigi sorvoliamo il Mediterraneo e arriviamo sulle coste dell'Africa. La Tunisia è delineata a nord e a est dal Mediterraneo, a sud-est dalla Libia, a ovest dall'Algeria. La storia della Tunisia si lega all'immagine dei fasti e dello splendore di Cartagine. I cartaginesi furono soprattutto dei mercanti, però ebbero il merito di introdurre l'industria mineraria, l'agricoltura, l'uso della moneta, l'alfabeto e i numeri nel paese. Cartagine fu fondata dai Fenici nel IX secolo avanti Cristo. Poi, tutto l'abbiamo imparato a scuola, fu distrutta dai Romani. L'impero romano occupò la Tunisia dal secondo secolo avanti Cristo fino al quinto secolo dopo Cristo. Poi arrivarono i Berberi, i Vandali, nel XIV secolo i Turchi, nel 1881 i Francesi. Il paese ottenne l'indipendenza nel 1956 e nel 57 Habib Bourguiba proclamò la Repubblica e ne divenne il primo presidente. Mi viene anche un po' da sorridere perché questa sera chi sta veramente invadendo il paese è la Caccia al tesoro con il nostro Jocelyn. La riserva di caccia che ci aspetta questa sera è nel sud della Tunisia, quindi attraverseremo dei deserti, delle oasi. La lingua ufficiale è l'arabo, anche se il paese è veramente bilingue, infatti fino dalla terza elementare i bambini cominciano a parlare il francese, ma il grosso vantaggio che abbiamo noi di Caccia al Tesoro è che Jocelyn, questo nostro simpatico e fantastico eroe, parla benissimo anche l'arabo. E ora quindi due parole con i protagonisti della serata, che sono una coppia di ricercatori, Laura e Piero Barone. Dunque, Laura è laureata in chimica. Sì, è corretto. E che tipo, spiegaci il tuo tipo di lavoro. Io lavoro in un laboratorio scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e faccio ricerche di biochimica. Ricerche anche per Piero? Sì, io sono matematico, faccio lo statistico in realtà, lavoro al Consiglio Nazionale delle Ricerche e aiuto dei medici a trattare i loro dati, che sono dati relativi al cuore. Avete vinto una borsa di studio abbastanza recentemente e siete stati un anno in Canada? Sì. Speriamo che stasera vinciate anche Caccia al Tesoro. Siamo qui per questo. Il vostro pubblico è un pubblico particolare, avete due bambini stupendi che però non possono mai guardare la televisione. Salvo in questa occasione, spero in qualche modo ci stiamo guardando. Senti, siete anche contestati da questi bambini per questa ragione, 8 anni la più grande. 5 anni più piccolo. E non li fate guardare perché? Ma perché abbiamo poco tempo per stare insieme e la televisione è un grosso richiamo per i bambini, anche per i grandi. Vabbè, quindi però per aumentare il nostro pubblico, se vincete regalategli un televisore. Vabbè, non è una promessa. Vabbè, conoscete questa parte dell'Africa? Abbiamo qualche informazione perché dei nostri amici hanno passato un paio d'anni in questa regione e siccome fanno molte fotografie abbiamo avuto un'idea di questi luoghi. Infatti non ci dispiacerebbe fare un viaggio da queste parti. Cara Lea, io so che i nostri concorrenti sono esperti di viaggio in bicicletta. Ah. Hanno fatto il giro di Jugoslavia in bicicletta, è vero? Beh, non esageriamo, hanno fatto un centinaio di chilometri lungo costa. Molto interessante. Quando eravamo un po' più giovani, anche nonostante le apparenze siamo vecchi. Dunque, i libri che avete davanti a voi sono importantissimi per risolvere gli enigmi. Tra le fotografie, le didascalie che troverete e le informazioni potrete risolvere gli enigmi e mi raccomando sbrigatevi perché avete poco tempo, 45 minuti per trovare 3 enigmi. Ecco, io ringrazio Brando e vi ricordo quelli che sono i premi. Primo tesoro 1 milione, secondo tesoro 2 milioni, terzo tesoro, noi ci auguriamo che ci arriviate, 5 milioni. E vediamo di sentire Jocelyn. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Lea, buongiorno a Laura, buongiorno a Piero, buongiorno a Brando. Buongiorno. Ciao Jocelyn. Ciao. State tutti bene? Sì. Qui un sole veramente stupendo e in fondo mi trovo veramente vicino al Chott El Jerid. Il Chott El Jerid è un grande lago salato e secco. Prima il Mediterraneo, tanti migliaia di anni fa, arrivava fin qua e l'acqua si è evaporata ma è rimasto il sale. Chott vuol dire riva, come riva del mar, dalla parola acciatti, che sarebbe la riva del mare, e Jerid parla delle palme. Qua ci sono 400.000 palme irrigate da 152 sorgente, dunque un paesaggio un po' strano e affascinante come può essere il sud e il deserto. Sotto di noi c'è un villaggio di nomadi e noi
durante questa presentazione andiamo per sentire lei la prima enigma, ecco, prendere un tè con questi nomadi. Prima di leggere il primo enigma, io vorrei piazzare l'elicottero. Dimmi esattamente dove ti trovi. Cerca di indovinare per una volta. Ah, ma ragazzi, io non sono mica così per risolvere degli enigmi, dai. Coraggio. Dunque, mi trovo a 6 chilometri sì. a nord del Chott El Jerid, sopra una città che si chiama El Ritan. Eccoci qua, t'ho trovato. La vedi? Sì. Sopra a 6 chilometri più o meno secondo la cartina. E dicevo che su questo shot c'è un fatto, e lo vedremo durante la trasmissione, lo spero, dei miraggi. Sai questa sensazione che c'è acqua e invece non c'è niente? E lì è frequente questa sensazione di miraggi. Ma Lea, se tu vuoi possiamo già cominciare, noi andiamo verso i nomadi sotto e ti aspetto lì. Ok, allora, senti, inshallah, come dicono gli arabi, quindi se Dio vorrà. Sei pronto, Joslen? Io sono prontissimo, quanto volete. Attenzione quindi al cronometro, via! Joslen? Sì, dimmi. Senti, ma invece di andare a prendere il tè, perché non vai verso l'elicottero, cominci col preparare l'elicottero? Ah, c'è una cosa che non ti ho detto, che l'elicottero è lì pronto. Ah, benissimo. Vicino al villaggio, e vorrei presentarvi velocemente tutto l'equipo. Aspetta, ragazzi, sì, l'enigma, qui stiamo perdendo tempo importante. Salam aleikum. Attenzione. È doveroso rendere omaggio al sant'uomo venuto dal paese fratello, deponendo sotto l'arco un casco di datteri. E adesso, Joslen, puoi andare avanti con le tue descrizioni? Sì, tanto voi cercate già di sapere un po' di informazioni. Vorrei presentarvi il nostro equipaggio, diciamo il comandante che ci porta, che sarebbe il comandante Jenhani Rida. E poi c'è l'altro comandante che è Turki Mohammed, e vicino a lui il capo sergente, non so come si dice, Ben Hamouda Maggi. Eccolo qua. Noi siamo pronti, andiamo all'elicottero. E intanto, Joslen, io voglio appunto rileggere per te e anche per quelli che ci ascoltano di nuovo l'enigma. È doveroso rendere omaggio al sant'uomo venuto dal paese fratello, deponendo sotto l'arco un casco di datteri. Vi dice qualcosa? Dovresti andare sull'elicottero per cominciare e farlo alzare. Sì. Senti, ci descrivi che cosa vedi da lì? Beh, io posso descrivertelo senza andare sull'elicottero. Siamo in mezzo al deserto, a 6 chilometri del Chott El Jerid. Dunque, di una parte sulla mia sinistra, come puoi vederlo sulla cartina, ho la città di Nefta. Un po' più a sud. Penso che tu debba andare verso destra. Devo andare verso destra. Sei in mezzo al deserto? Sono in mezzo al deserto a 6 chilometri di questa città. Sì, e penso che devi andare verso Nefta. Perché... Allora, tutti d'accordo? Ok, Laura, dunque, facciamo... Sì, io sono d'accordo. Senti, Laura, non ti sembra che sia qui, leggo, c'è un marabù di Sidi Boulali? Sidi Boulali? Sì, comunque vai verso Nefta, perché nel deserto non c'è nessun non ci sono case lì, vero? No, ci sono solo dei villaggi di nomadi con delle tende, insomma niente di muri, insomma, di cose dure. No, sali sull'elicottero. Ok, sono sull'elicottero, sì. Aspetto la telecamera, stiamo mettendo in moto le turbine di questo elicottero. Gaetano, il nostro cameraman, e Serge Bopper, le sto chiamando, vieni. E siamo per quasi partire, il tempo di riscaldare questa turbina. Abbiamo un grossissimo elicottero, che è un bel 205, un modello da un turbina come quello di Apocalypse Now. Questi grossissimi elicotteri, siamo molto confortevoli per viaggiare e abbiamo una potenza per noi. Dunque andiamo verso Nefta. Laura, hai altre indicazioni? Senti, penso che dovresti guardare su Nefta, non nell'oasi naturalmente, nella città. Sì. Se c'è qualche edificio che può essere un edificio religioso, perché qui c'è scritto è doveroso rendere omaggio al sant'uomo. Ok, di questo posso aiutarti, nel senso, come lo sai, sono nato in questo paese che mi è molto vicino al cuore, e si chiama Mrabet, che sarebbe dei marabù. Delle cose con delle cupole, sì. E dove di solito un personaggio santo è seppellito. E infatti nella guida c'è un marabutto di Sidi Bou Ali.
Il marabù di Sidi Boualid. Sì, sì, guarda, ed è anche sepolto in, in una sala. Dove senti, si tro... puoi darmi più informazioni? Perché adesso andiamo su Nefta. Sì. Rida, on va sur Nefta. Do l'ordine a... on va sur Nefta direttamente. Do l'ordine al nostro pilota di andare verso, verso Nefta. Sì, esatto, fai questo. Poi scendi nell'oasi. Sì. E poi io chiederei a qualcuno che ti indichi la tomba di Sidi Boualid. Di Sidi Boualid. Ok, dunque partiamo già, sorvoliamo Nefta, vediamo un po' se vediamo delle cupole, se siete d'accordo con me. Sì. Vediamo un po' se queste, queste cose. Ciao, salutiamo i nostri amici berberi che sono i nomadi, che sono in mezzo al deserto, che ci hanno accolto e ci hanno dato il tè, e andiamo verso Nefta. Subito. Laura, tu avevi trovato qualcosa, puoi rileggerlo che così dunque serve anche a noi per seguire il gioco. Io ho trovato in una guida, dice, passeggiando tra le palme e i giardini, si arriverà al marabutto di Sidi Boualid, che è l'unico... l'unico... ah, ecco, costruito nel luogo dove visse il santo personaggio nato in Marocco. Allora potrebbe essere proprio questo. Eh sì. Perché è venuto dal paese fratello. No, paese fratello... Laura, Laura, sì, sì. Tu non vedi una descrizione dove si può trovare, che in modo io dall'alto se ecco, lo se vedo ecco, non capisco questo... dove si trova, non sono neanche sicuro che sia questo. Vicino a una cosa, sì, vicino no, all'altra, io, Laura, so. Io penso che sia questo. Avete una fotografia allora... di questo no, luogo? No, stavo cercando. Cosa vedi all'alto? Noi non vediamo niente. Vedo, in questo momento vedo in fondo tutta una foresta di palme, che in fondo sull'orizzone siamo, abbiamo la, la strada famosa, ci sono il deserto sempre, il Chott El Jerid di una parte, una strada completamente desolata perché non c'è nessuno su questa strada, è proprio desertica, sì. E vediamo in fondo una, un'oasi, ecco. Penso che sarebbe quella di Nefta. Ecco. Rida, sei Nefta qui d'en face? Sì. Dunque il pilota mi dice che di fronte è Nefta, abbiamo dunque stabilito il punto, siamo verso Nefta, entriamo in diagonale, vuol dire... Ecco, quando sei sopra si dovrebbe vedere qualche costruzione, qualche cosa che indichi il posto di una tomba? Beh, ci dovrebbe essere un arco, ma immagino. Guarda, se io si vedo la carta, sulla carta è abbastanza, abbastanza grande Nefta, mi sembra una cittadina. Senti, dunque... dalla parte dell'oasi penso, perché qui dice... Beh, è tutto oasi, Laura. Anche è le case? È tutto un oasi Nefta, sì. Insomma. Guarda, io guardando la carta vedo che a sud della, del paese, diciamo, c'è scritto Beni Ali Sidi Boualid, qualcosa del genere, quindi dovrebbe essere a sud del paese. Cosa vedi da lì? Adesso guarda, stai io conosco una cosa che è veramente internazionale, a Nefta c'è un cestino, si chiama la Corbeille de Nefta, è un cestino dove ci sono tante palme e dove c'è un giardino veramente straordinario, dove fanno la cultura di tante cose, come i pomodori per esempio e tante altre cose. Dunque c'è una vegetazione veramente benedetta da Dio, perché nel deserto trovare queste cose qua è un po' difficile. E so che c'è questo cestino nel fondo di Nefta. Ma l'ho già visitato, l'ho già visto, di questo c'è solo giardini e palme in questa posizione di Nefta. Mm-hmm. E si trova proprio in mezzo no, a Nefta. Guarda, devi andare, qui secondo la guida dovresti stare proprio in mezzo alle palme, perché qui nella guida dice che c'è quest'oasi in cui ci sono molte palme che forniscono i datteri più apprezzati, quindi forse riesce anche a rimediare il casco di datteri. Ok. Allora lì dentro, quindi sopra proprio in mezzo alle palme, c'è questo luogo dove hanno... il luogo che hanno eretto, scusa, una, qualche monumento in cui che ricorda il luogo dove visse il santo, questo santo con questo nome strano che si chiama Sidi Boualid. Sidi Boualid, sì, ecco. Sidi Boualid. Allora ti trovi un po' a sud del paese ora. Ok, allora, guarda Piero, stiamo arrivando su Nefta. Perfetto. Rida, on peut tourner au-dessus de Nefta de façon à ce que je puisse voir. Dunque siamo sopra Nefta e on peut passer au-dessus de chaque marabout. Vedo tanti posti, diciamo, sacri. Vedo un marabout lì piccolino, penso che non c'è, un po' fuori. Deve essere in mezzo alle palme, secondo la guida. Allora, guardiamo in mezzo alle palme. Sì. Ne vedo tantissimi, tantissimi in mezzo alla città. Ci sono no, tanti... questo dovrebbe essere nell'oasi, dice, quindi un po' sotto la città. Dunque, sorvoliamo la Corbeille di Nefta.
su, eccola qua, la Corbeil di Nefta, la vediamo sotto i nostri occhi in questo momento, e c'è l'Oued, questa sorgente, quest'acqua, questa piccola riviera che passa sotto, fiumetto, sì. Lì non vedo puntare una cupola su, senti, questa Corbeil. Rida, est-ce qu'il y a un autre endroit où il y a un autre palmeraie à Nefta? On va sur l'autre palmeraie. Dunque andiamo, vedo altre palme più avanti, cerchiamo di vedere se vediamo qualcosa dall'alto. Secondo la carta, a sud del paese. A sud? Sì. Dunque Rida, a sud, vers la palmeraie. Sì. Ho detto al nostro comandante, molto, molto gentile, che devo dire che fa un lavoro eccezionale con noi. Parli bene in arabo. Come se sento... Dal momento senti che parla bene in arabo, forse è utile scendere e chiedere a qualcuno. Sì, vorrei andiamo a volare? Sì, vorrei che scendessi subito a sud della città, all'inizio dell'oasi. Ok. E poi lì chiedi del marabù di Sidi Bou Ali. Ok, Rida, se tu peux te poser, on essaie de poser la question a quelqu'un, si quelqu'un connaît le marabù di Sidi Bou Ali. No. Ho chiesto a Rida di atterrare in modo che faccio la domanda a qualcuno. Ragazzi, continuiamo allora a dare un'occhiata all'enigma, perché avete scoperto questo... Ci mancano le palme. Cioè io venuto dal paese fratello sotto l'arco, un casco di datteri. Perché il paese fratello può essere il Marocco, sì? Perché anche questo è un paese... arabo. Sì. Ecco, siamo sopra questa foresta di palme, sì. Importantissima, cerco di vedere qualcosa dall'elicottero. Non vedi nessun edificio? No, per il momento no, stiamo guardando, lo sto guardando per benino, vedo le irrigazioni, vedo le stradine. Vedo questo giardini eccezionale. Ecco. Sapete una cosa, Laura e Piero? Sì? Che ci sono le palme femmine e le palme maschile, e che solo quelle femminili danno i datteri. In questo periodo le palme sono in periodo di fecondazione. Sì. Senti, ma ecco, ci quindi... sono i datteri sulle palme? Perché ci servono... Pochissimo. Aio. Pochissime datteri per il momento. Siamo nei guai. Penso che la raccolta si fa molto più tardi. Ascolta, puoi trovare un posto per scendere? Lo stiamo cercando, Piero. Attenzione, scendi al più presto. Rida, se on peut atterrir pour demander a quelqu'un ou être... Devi scendere e chiedere del marabù di Sidi Bou Ali. Ok, lì non serve a niente che scendo, non c'è nessuno, è proprio desertico, dunque scenderò per perdere tempo. Ritorniamo verso la città. Ritorna proprio ai bordi della città, in modo che sei più a sud possibile della città e trovi qualcuno. Appena vedi qualcuno, scendi. Ok, Piero. Ragazzi, vi ricordo il tempo, è 33 minuti e 7 secondi. Stranamente abbiamo lo stesso tempo. Senti, scendi nella città adesso? Com'è? Scendi nella città? Sono ancora su... Ah, ecco, vedo un marabù in mezzo, vedo un rabbet in mezzo alle palme. Ecco, lì sotto. Scendi lì. Ok, scendiamo, Rida, se on peut atterrir très vite. Adesso ci servono i datteri. Chiedo a Rida di atterrare. Probabilmente l'arco potrebbe essere il marabù stesso che fa. Certo, lo prendo sotto l'arco, penso... Senti, come è fatto questo edificio? Allora, questo edificio è come una casa, sì. Rifacciamo un passaggio sopra per essere sicuri, è come una casa con una cupola sopra e penso che sarebbe un rabbet. Senti, vedi un arco da qualche parte? Un arco? Sì, perché bisogna deporre un casco di datteri sotto l'arco. Beh, dentro vedo la casa con delle bandiere della gente all'interno di questo rabbet. E vedo delle arche, diciamo, come intorno alla piazza del Duomo a Milano, insomma. Sì? E vedo delle arche così. Scendi il più vicino. On atterri tout de suite. Penso che siamo sul posto giusto. Chiedo ancora a Rida di atterrare. Sì. Poi chiedi subito se quello è questo... Marabutto di Sidi Bou Ali. Ok. Tu parli l'arabo, quindi... Sì, sì. Guarda, Rida cerca di atterrare vicino, ma penso che dobbiamo andare un po' più lontano diciamo. E non vorrei perdere questa traccia di questo marabù. Dunque lo sto guardando dagli occhi, non lo perdo d'occhio per vedere un po' la strada dall'alto. Sì.
Senti, e il casco di datteri bisogna trovare anche. Ok. L'arco di che cosa non si sa, eh? L'arco, tu dicevi che in questo edificio ci sono degli archi. Sì, ho visto degli archi, ma come delle colonnate, insomma. Sai, difficile, non abbiamo trovato nessuna fotografia di questo marabutto. Aspetta, abbiamo atterrato? Sì. Sto scendendo? Sì. E un bambino davanti a me? Sì, chiedi. Vado verso di lui? Sì, chiedi. Espa, esci, esci. Dare puin il rabbit si vuole... Taref win il mrabet si di buali win da là è quello? Esce ma meno male, senti, guarda dunque l'ha trovato, mi ha dato la direzione. Sì. Vediamo se possiamo prendere una carrettiera perché è un po' lontanino. Sì. Senti, intanto chiedi dove puoi rimediare i datteri. Ok, aspetta, c'è un asino, se posso prendere quest'asino. Je peux prendre l'asino? Non puoi andare a piedi, eh? Senti, un mezzo un po' più veloce, gli asini vanno piano. Sì, beh, andiamo, per la telecamera, ci puoi prendere ton an a lui? Ci puoi dare ton an? Tiens, si ti può montare. Ehi, grrr, ehi, ehi. Sa anche come citare. Ci sei l'asino. Sopra? Ehi, Jocelyn, dove sei? Sull'asino? Sono sull'asino, lo sto facendo là. Senti, ascolta, devi procurarti un casco di datteri a questo punto. Le vedi in giro? Aspetta, dei datteri ne vedo. Ma c'è una carrettiera, può darsi che per far venire il nostro cameraman, perché io, va bene, sono sull'asino, ma lui no. Beh, fallo correre. Non ho capito che cos'è, che cosa c'è, una? Una carriola. Una carriola? Questa è veramente una mistura di lingue, arabo-francese. Via, Filippo, via. Chocran. Ci puoi montare, Filippo? Tu che c'è? Estenna. Senti, chiedigli dei datteri. Dove puoi trovare i datteri? Ok. Sai, siamo nella foresta di palme? Sì. Però i datteri... Ma appena vedi dei datteri, prendili. Sì, ma non sono questo, devono essere nell'enigma all'interno di questo marabù. Tu devi deporre sotto l'arco un casco di datteri. Quindi... Non credo. C'è scritto così. Devi rendere omaggio al santuomo venuto dal paese fratello e che questo sì di Buali. Non è che ragazzi, potrebbe essere un casco che è già sotto l'arco. Ecco, no. Oppure tu vai esattamente dove è sepolto questo santo. Ok. Capito? Che è dentro questo marabù. Fissa, tamel fissa. Breve. Ma stai parlando con l'asino? No, sto parlando col conduttore per dirgli di andare veloce. Ecco, bravo. Prova a minacciare. Ma il cameraman che come fa? Corre. Deve andare veloce sul serio. Sta andando veloce, sta andando veloce. Stiamo passando. Grr, hey, oh. È partito! Vai, 4 minuti e 6 secondi. Abbiamo gli asini che corrono, ho mai visto degli asini che corrono così intorno a noi. Guarda un po'. Ah, è pazzesco! Jocelyn, ma come hai imparato a incitare gli asini in quel modo? Trr, trr. Sì, è l'unico modo di parlare agli asini e ai camelli. Ecco, siamo in vista. Grrr, hai. Grrr. Siamo partiti, siamo veri. Senti, cosa vedi adesso? Questo edificio? No, vedo il muro, un muro di cinta, pensavo che era questo, invece no. Ecco, vai. Amelfis. Ma il conduttore, c'è un conduttore dell'asino? No, sono su una... Da cavallo? Una carretta. Una carretta, ecco. E c'è lì un arabo vicino, gli puoi chiedere qualcosa? Che cosa? Intanto se stai andando nella direzione giusta. Sì, siamo davanti al Mrabet di Sidi Boualì, siamo arrivati. Bene, allora entra dentro. Siamo arrivati. Ci viene Gaetano. Entra dentro. La best, che fenne. La best. Ehi. Senti, corri un po', che ci facciamo tardi. 27 minuti di gioco. Rimangono 27 minuti di gioco, abbiamo perso un po' di tempo. Ok, siamo bene al posto, penso che il guardiano del Sidi Boualì sento della musica all'interno, non vorrei disturbare una cerimonia, ecco. Senti, guarda, ci sono degli archi. Un arco c'è, già all'entrata c'è un arco, sì. C'è una festa con tanta gente che sta ballando. È fantastico. Senti, cerca sotto quest'arco se c'è qualche cosa, nei dintorni un casco di datteri. Laura, c'è una festa intorno alla gente che mette dell'incenso, è un spettacolo spettacolare veramente.
Senti, con una musica del luogo e dei uomini che ballano senza donne, le donne sono di un'altra parte, completamente sì, non ti fare incantare, corri, corri. Sto cercando sotto gli archi, dove sono, se possono essere questi dattili. Chiedi a qualcuno per piacere, puoi chiedere? No, è meglio che vai direttamente, tanto lo trovi, sta direttamente, vai subito alla tomba. Dovrebbe essere visibile, dovrebbe essere il posto principale. Stiamo entrando dentro una core interiore. Sì. E sto guardando, che ho visto dall'alto, ecco degli archi ancora, vedo se ci sono un guarda casco. Guarda anche non sotto l'arco, può darsi che per terra, da qualche parte ci è sia. È sopra, non, lì ci sono delle porte, non degli archi, sto guardando ancora. Oui, a des arches encore. No, chiedi se ci sono le datteri lì. Sì, ma chi... Non c'è nessuno. Ma no. Ci deve essere un riferimento al santo dentro. Dovrebbe esserci qualche cosa che indica la tomba del santo. Aspetta. Ah, attenzione cronometro, Stop cronometro! Bravo. Bravo. Quindi ecco. 25 minuti e 2 secondi, fermo il cronometro, questo è il tempo che ci rimane per giocare. Vuoi darci una spiegazione, Jocelyn, che cosa è successo? Beh, poi passiamo, guarda, la parola a Brando. È una cuore interiore, una casa con degli archi dappertutto, c'è una festa lì, dei uomini che stanno ballando, che stanno andando, e il signore mi chiede anche lui dei datteri. Ho un ramo di datteri che era nascosto veramente di un modo... Dove beh, adesso non te li mangiare per favore, sì, che poi non ti muovi sto più. Sto mangiando uno, strada. Beh, uno, al massimo due. E gli do uno al cameraman, ne vuoi uno, Gaetano? Io vorrei dire di dei datteri, perché sapete che i datteri di questa regione sono dei datteri ottimi. Lo so. Infatti, appunto, Sidi Boualì è molto famoso perché la leggenda racconta che lui arrivò dal Marocco e portò queste palme da datteri così buoni in questo posto, per quello che lui è un personaggio molto conosciuto. Appunto perché fu il primo a portare in questo lungo viaggio queste palme speciali. Tra l'altro siamo stati fortunati, siete stati voi soprattutto fortunati a trovare così velocemente il giusto marabù, perché cioè, è una zona in cui ce ne sono moltissimi. Infatti questa zona della Tunisia è una zona dove sono molti santi e quindi cioè, non era facile trovarlo. Jocelyn penso che ne abbia visti anche altri dall'elicottero. Io poi volevo dire una cosa, Jocelyn mi senti? Senti Jocelyn, io ti volevo dire, visto che la caccia questa volta si svolge nel deserto, sì? Ti volevo raccomandare di dire all'operatore di fare attenzione alla sabbia, perché la sabbia del deserto, come tu benissimo sai, ma io lo dico per i nostri telespettatori, è una sabbia differente da quella che è la sabbia della spiaggia, naturalmente, una sabbia molto fine e molto leggera che vola, anzi Lea tu senz'altro la conosci bene che hai vissuto in Africa. E quindi è molto pericolosa, specialmente con l'elicottero che alza quando si decolla moltissima sabbia, può finire negli ingranaggi della cinepresa. E infatti Brando, la nostra cinepresa questa volta è completamente coperta di plastica con un astuccio intorno alla telecamera. Noi abbiamo tanto sabbia nella bocca perché infatti si alza questa sabbia finissima, ma devo dire che non è una sensazione sgradevole. Avere la sabbia in bocca lo immagino. È una sensazione più d'avventura e ti dà veramente il sapore dell'avventura e di essere in questo posto veramente incantevole con queste tradizioni, molto fedele a queste tradizioni. E per esempio la festa alla quale stiamo assistendo in questo momento, i uomini che ballano per mostrare la loro forza e la loro voglia di vivere e di ringraziare Dio, è una cosa molto bella e dobbiamo tenere sempre presente. Alhamdulillah, Jocelyn, devo partire col secondo enigma. Quanto vuoi, sono prontissimo. Okay. Sì, attenzione. Senti, torna verso l'elicottero di corsa intanto, trova un mezzo di locomozione un po' più veloce. Ok, mi sarà spezzo lo stesso, gli ho detto di aspettare. Attento al cronometro, pronti? Pronto. Vai. Allora, per 2 milioni, uno l'avete già vinto. Cacciato dal paradiso, Messaoud, nell'incavo del giuggiolo, attende calmo che lo si faccia uscire dal suo paniere. Laura ha un'aria molto spaventata, ma siete stati così bravi nel primo. Allora, attenzione Jocelyn. Cacciato dal paradiso, Messaoud, nell'incavo del giuggiolo,
Gaetano, aspetta un attimo, Lea, sì. Mi dispiace, la telecamera è rimasta ferma dentro, lo richiamo per partire. Puoi certo. Ripetere l'enigma adesso? Sì. Allora, cacciato dal paradiso, Messaud, sì. Nell'incavo del giuggiolo, sì. Attende calmo che lo si faccia uscire dal suo paniere. Ti dice qualcosa? Questo dovrebbe essere, il paniere dovrebbe essere quello di cui parlavi prima anche tu. La corbeille? Sì. Ma si vede che Piero sa il francese. Ah. Allora tu sai dove sta la corbeille? La corbeille è du passi, lì proprio, l'altro oasi che è dall'altra parte. Ecco, allora vacci, se vuoi prendere l'elicottero no, oppure... No, scusa, la corbeille è a Nefta. Tu sei a Nefta? Sì, lui è a Nefta. Allora va bene. Ma sì, vai senz'altro verso la corbeille, decidi te se andare in elicottero o a piedi. Sì, ma vuoi ripetere l'enigma, Lea, per favore? Scusa, no, ragazzi, attenzione, perché secondo me stiamo andando fuori strada con questa corbeille. Sì. Quindi proviamo a riguardare... Cacciato dal paradiso. Perché... Mi sembra strano. Allora aspetta un momento, qui ci sono pareri discordi. Il fatto importante è qualcosa di importante che sta in questo paniere. Aspetta, che il giuggiolo. Non lo so. Ho trovato qualcosa forse. Ma tanto paniere, per esempio, qua questo posto si chiama corbeille. Corbeille sarebbe cestino, tradotto in italiano, ma non paniere. Non paniere? No, certo. No. Va bene. Senti, forse c'hai ragione. Forse mi va bene, perché nella stessa pagina ho trovato, da qualche parte si parla di un paradiso. Ah. Aspetta un po' che non ho capito dov'è. Dove andiamo tutti? Dice che è un giardino. L'importante è cercare di capire. Aspetta, non ho dove... capito dove si trova, io non sono molto brava in questo. Dimmi dove è letto. Sta qui, sotto Tozeur. Quindi vai sull'elicottero, comincia a salire. Siamo quasi arrivati all'elicottero, ecco. Stiamo... Fessa, dammi il fessa, ehi! Perché sarà la stessa carriola. Sì, la stessa carriola. Ah, è vero, il paradiso, sì. Ecco, vediamo che cosa hai trovato, Laura. Io ho trovato qua, dunque, nell'altra oasi che c'è sulla nostra carta, Tozeur. Qui scrive sulla guida che c'è un paradiso, che è un giardino. Tozeur, eccolo qua. Allora, Jocelyn, lo facciamo partire, è un viaggio lungo, sì, ragazzi. Sì, vai. È un viaggio lungo? Sì, alzati e corri. Ok. Guarda un po' se trovo. Sì, guarda, ho trovato quello. Okay. Ecco, sì, ciuciubie, guarda, c'è scritto tutto qui. Allora, ho trovato, guarda. È arrivato l'elicottero? Siamo arrivati quasi all'elicottero. Dai, che non abbiamo molto tempo, corri. Abbiamo la collina da salire. Siamo da Bess. Io non ho ancora capito che c'entra il giuggiolo. Guarda, c'è scritto qui, Laura. Allora, guarda, devi andare in un posto che sta dentro, vicino, dentro l'oasi di Tozeur. Sì. Che si chiama Abbess. Come si chiama? Allora, Abbess. Abbess, sì, lo dice, vedo. Ecco, alla uscita di quello, il marabù di Sidi Ali Boulifa sembra cercare l'ombra di un gigantesco giuggiolo che sarebbe stato piantato per il dal santo stesso. Quindi, io, visto che qua si parla di giuggiolo... Ok, volete che io lì? Quindi devi andare sotto questo giuggiolo. Sì, devi andare subito dopo Abbess. Ok, andiamo a Abbess. Rida, andiamo a Abbess, on va a Abbess a Tozeur. Tozeur. Allora, sei d'accordo? Ok. La pista attraverso... allora, se riuscire di quello, c'è l'ombra del gigantesco giuggiolo. Rida, combien de temps pour aller à Tozeur? Mi dice, il pilota mi dice 5 minuti se per andare a Tozeur. Se ti dice, cerchiamo di capire... Beh, so, fegli di farlo andare veloce. Vai. È partito, abbiamo decollato. Dice che un elicottero così veloce, mandalo al massimo. Ok, sarà mandato al massimissimo. Bravo. Senti, io non ho ancora capito bene che cosa si vuole qua, perché il paradiso mi pare che l'abbiamo individuato. Perché lo chiamano su diverse guide, c'è questo giardino che si chiama il paradiso, però non ho capito che cosa prova dobbiamo a ricostruire. Farci. Dunque, Messaud. Comunque, cioè, cacciato dal paradiso, Messaud. Laura, sì. Laura, Piero, sì? È un dimmi. Piacere giocare con voi, devo dire che è veramente un piacere, perché avete un ragionamento che mi aiuta molto. Sono due ricercatori, caro Jocelyn, abituati a fare delle ricerche molto più difficili. Libri. Ma sono fortissime, è un piacere veramente. E se potete aiutarmi un attimo con delle descrizioni, in modo che io non mi sbaglio quando arrivo e non vado in una parte sbagliata. Sì, aspetta, adesso guardo un attimo una cosa. Quindi prova a ripensare, tu avevi detto una cosa intelligente, Laura. Cioè, dunque, dovresti vedere questo Abbess. Allora, dove sei adesso? Beh, stiamo arrivando, vedo una foresta di palme davanti, sì. una vegetazione di cultura più che altro, perché sono allora, per benino.
ci dovrebbe essere questa frazione di Abbès e poi verso nord, uscendo verso nord, ci dovrebbe essere a sinistra un marabù, che dovrebbe essere il marabù di Sidi Ali Boulifa. Guarda, questo marabù c'è scritto qui. Ah, vedo io Sidi Boulafi. Sì, bravo, questo. E questo allora, è Sidi scendi. Boulafi. Sì, no. Scendi. Boulifa. Lifa è scritto L-I-F-A. Esatto. Sì. Allora, scendi lì. E ci dovrebbe essere lì vicino un enorme giuggiolo. Un enorme giuggiolo? Sì, è un grosso albero. Un albero che dà il giuggiolo? Sì, quello. Ecco. Per il momento non siamo ancora in vista di Tosseur. Siamo ancora in volo. Sì. Ma già vedi? E questo paradiso è un'oasi. No, aspetta, no. Il paradiso, qui c'è scritto un meraviglioso giardinetto con alberi da frutto vari. Ecco, forse sappiamo anche chi è Messaoud. Il suo creatore è morto e ora è il figlio a gestirlo. E Messaoud è il scoppiatore? No, quello che ci sta dentro, forse, non sono sicura, devi andare giù e chiedere, però dobbiamo trovarlo questo giardino. Ok. Perché non è l'oasi, è proprio un giardino, con alberi di vario tipo. Stiamo sorvolando il shop. Laura, scusa. Siamo ancora lontani. Però dice che il giuggiolo è vicino al marabù e poi il paradiso è dall'altra estremità della radura. Ah. Quindi non devi mandarlo al paradiso, bisogna che lui scenda proprio al marabù. Okay. Allora, a che punto sei? È in mezzo al deserto. Mamma mia, fallo sentire. Mi dispiace, sono in mezzo al deserto ancora. Poi lontano. E siete troppo forti, normalmente avete tutto trovato prima. Guarda che la prima cosa che dovresti vedere arrivando a Tosseur dovresti essere proprio dalla parte di Abbès. Abbès è verso l'est di Tosseur. Ok. A sud-est di Tosseur. Rida, quando on arriva a Tosseur, sì, scusa, sud, tutto oddio, a Abbès. Scusa, Abbès. È sud-ovest di Tosseur. Non devi sorvolare Tosseur, capito? Cioè non devi superarlo, Tosseur, devi fermarti prima. Devo fermarmi prima, ok. Appena. Perché arrivando da quella È dalla parte in cui arrivi. Ok, mi fermo a Abbès, esatto. Abbès, sì, Abbès, esatto. Intanto noi andiamo avanti, Cacciato dal paradiso Messaoud. Nell'incavo del giuggiolo. Giuggiolo l'avete trovato? Sì, io penso... Il posto anche, Messaoud. Bisogna trovarlo adesso con l'elicottero. Messaoud sarà un signore che si chiama Messaoud, penso. Lea, sì? Puoi ripetere un attimo l'enigma, per favore? Allora. Voglio situare un po' il Messaoud anch'io. Ecco, Jocelyn. Cacciato dal paradiso, Messaoud, nell'incavo del giuggiolo, attende calmo che lo si faccia uscire dal suo paniere. Un signore nel paniere, però abbastanza insolito, Piero, forse. Sì. Questo è vero. E questo Messaoud che fanno in questo paniere? Senti, non sarà per caso un serpente questo? Chi lo sa? Speriamo di no, perché poi... Ma Messaoud che cos'è? Vuol dire qualcosa in arabo? Ah, guarda, ho trovato questo. Un altro giardino ospita lo zoo del deserto, che ho letto che è lì vicino. Qui un vecchio incantatore di serpenti ha riunito molte centinaia dei suoi allievi. Allora forse non sei tanto lontana. Forse era veramente un serpente. Un serpente? È vero, perché, certo, ascolta, i serpenti stanno nei panieri. Siccome c'è lo zoo lì... Scusate, volete ripetere, il tesoro è un serpente? No, potrebbe essere, attende calmo che lo si faccia uscire dal suo paniere, sì. Ah sì, è contato di me per questo? Penso che questo... Sì, sì, proprio te. Sì, proprio a me. Sì. E sei tu che stai lì? Come no? Sarebbe una diavoleria degli organizzatori della caccia al tesoro. Senti, ma okay, non ci crediamo. Siamo arrivati a Tosseur, non con tanto piacere, devo dire. Senti, Abbès l'ha individuato? Stiamo arrivando. Rida, on atterrit tout de suite dès qu'on arrive a Abbès. Devi arrivare a Abbès, devi stare a sud di Tosseur. Ecco, siamo sopra la città di Tosseur. No, devi andare verso sud. Sì, siamo a sud, siamo arrivati dalla direzione sud. Sì. Scendi prima di arrivare proprio dentro la città. Guarda, ho chiesto al pilota Abbès, lui non c'è problema, sa. Mi metterà a Abbès, non mi metterà un altro posto. Devi scendere a Abbès. Ok.
Comunque attenzione al tempo, ragazzi, 14 minuti e 33 secondi di gioco, ci rimangono. Josuen, devi muoverti. Sì, ma per aria è difficile. Con queste allucinanti prospettive che... Del serpente, che speriamo che sia finito. I nostri due concorrenti. Qua, guarda. Rida, vit, rida. Vasi. Vit, rida. On a perdu trop de temps. Quindi nel giuggiolo c'è un paniere col tesoro e ci deve essere questo Messaoud. Speriamo che sia vicino. Allora vedi qua che... Vedi un marabù? No, per il momento ne vedo tanti di marabù, siamo sotto la città. Senti, questo è quadrato. È un marabù quadrato? Sì. No, aspetta. No. Dovresti vedere un giardinetto, non con palme, con altri alberi. Forse è una cosa inconsueta, no? Forse lo vedi? Aspetta, siamo sopra delle palme, ancora una foresta di palme. Ma un giuggiolo forse è qualcosa di diverso da una palma. Quindi guarda, un giuggiolo dovresti vederlo perché è molto grande. Ma lì vedo solo delle palme, eh? Ci deve essere, c'è un giuggiolo che dà ombra alla cupola di questo marabù. Senti, e occupa la piazza con 10 metri di circonferenza, quindi è molto grande. E vicino c'è un giardino zoologico. Il faut se poser tout de suite, Rida, il faut se poser tout de suite. Non sento bene. No, cerca di incitare il pilota ad andare veloce, più veloce possibile. Di atterrare più veloce possibile. Faut se poser tout de suite, Abes. Abbiamo poco tempo ormai. E poco tempo sì, perché ci rimangono 12 minuti e 55 secondi. Il faut se poser, poser. Per quanto riguarda l'enigma, voi le idee le avete chiare? Perché... Mi sembra che questo... Ma, direi di sì. Il pilota lo sta cercando in mezzo a questa foresta insieme a noi. Vedo l'albero che là... C'è qua un grand arbre là, se passa... Hai visto il giuggiolo? Vedo un albero altissimo che lì... Ecco, è quello, allora scendi là. L'ho indicato al pilota, sta andando verso questo albero. C'è qua un grand arbre da là-bas. Senti, quando scendi devi chiedere di questo Messaoud o dell'incantatore dell'incantatore di serpenti. Lara, ma è nell'incavo del giuggiolo, quindi... Ma il fatto che ci sia il paniere... Tu arrivi all'albero, è importante che tu arrivi all'albero. Ah. Ragionamento matematico. Siamo persi, ragazzi, siamo persi, purtroppo. Come siete persi? Dove sei? No, se lo sapevo mi sarebbe molto, molto facile. Hai detto che hai visto l'albero. E ho visto un albero, ma l'elicottero ha girato in un'altra parte. Cosa vedi? Vedi di tornare indietro allora. Aspetta, vedo un personaggio che lì scendo e gli chiedo. Esma! Si è perso. Questa volta non ci facciamo. Jocelyn, usa il tuo arabo, che è così prezioso oggi. Chiedili dov'è... Il paradiso, il giardino. No, Laura, chiedi dov'è il giuggiolo gigante. Ma che cosa chiedo? Dov'è il giuggiolo? Sai come il... Questo... Dove è il sushubie? Oui, è del sushubie. Non lo so. Lo sa? No, mi sa di no. Allora, chiedi dov'è il marabù di Sidi, Ali Boulifa? Dove è il marabù di Ali Boulifa? Ehi! Dove? Ehi! Shakran. Ok, dunque questa persona mi ha indicato il marabù di la direzione del marabù di Sidi Boulifa. Sì, corri là. Otto dall'elicottero. Ancora sull'elicottero. Ho paura di sì, stai ritornando sull'elicottero, Jocelyn. Facci capire, perché io ricordo a tutti che noi siamo collegati soltanto via audio, via satellite, ma non possiamo vedere le immagini che invece tutti il vedono da casa. Il marabù di Sidi Boulifa. On va au marabù di Sidi Boulifa, il est dans cette direction là. Ok, vite, Rida, on a perdu beaucoup de temps. Stai volando? Siamo ripartiti. Sì, ti ha detto chiaramente dov'è? Sì, mi ha detto la direzione, che era proprio la direzione dell'albero che vedevo io. Dieci minuti di gioco. Rimane solo 10 minuti. Sì, rimangono 10 minuti. Bisogna fare i miracoli. Vit, Rida. Si vede l'albero? Aspetta. L'albero lo rivedo è lì davanti. Lo vedi? Dans les jardins du paradis.
siamo a questo albero? Lo vedi l'albero? Vedo un albero grande. È molto grande? Scendi. Ma diciamo che è più grande che le palme. Allora scendi lì. C'è un marabù vicino? Sì, vedo un marabù, è lì? Sì, è lì. Senti, sì? Sì, si debulifa. Rida, si debulifa. Mi può atterrire tutto subito. Ragazzi, il tempo c'è nemico, 9 minuti rimangono di gioco. Sì, Jocelyn, stiamo perdendo tanto tempo. Vai, Jocelyn, corri! Sì, ma guarda, sono dentro l'elicottero. Fallo atterrare questo elicottero. Sì, ma a terra, Rida, a terra, se t'en prie, a terra. Senti, Piero, allora continuiamo noi con l'enigma. Sì. Trovato il giuggiolo. Ecco, ci sarà un incavo nel giuggiolo. No, io cerco di Mesa Wood, a meno che Mesa Wood... Scusa, nell'incavo del giuggiolo attende calmo, quindi c'è qualche cosa nell'incavo del giuggiolo. Certo, ci guarderei subito. Quindi, Jocelyn, sì. Guarda che in questo giuggiolo devi trovare una specie di incavo, un buco, e poi devi cercare in questo buco, ci sarà qualche cosa. Rida, on a terre! Ah, bravo! E poi, perché è cacciato dal paradiso? Mesa Wood vuole dire... Senti, tu sai cosa vuol dire Mesa Wood? No, in arabo? No, Aoud mi viene il nome di liuto. Mesa Wood. Ma non ha nessuna importanza. Perché vuol dire felice, secondo... Se non è sbagliato la guida. Dai, corri all'albero. Sei sceso? Vai, Jocelyn, corri. Sì. Sto correndo. Come faceva lui all'asino. Almeno questo, faccio finire. Lo vedi questo buco nell'albero? Vedi un incavo? Aspetta, sono ancora lontano. Non è che mi fanno sempre atterrare a 2 metri. Non c'è scritto niente. Ci è benvenuto al paradiso. 7 minuti e 30 al paradiso. Che poi oltretutto Mesa rappresenta Wood. Solo il secondo tesoro. Noi vogliamo Wood. Trovarne 3. Vieni qua. Corri, c'è un incavo nel giuggiolo. E ci deve essere un paniere, qualcosa. Via. Ho trovato che sono andato troppo lontano. Metti le mani in tutti i buchi che trovi nell'albero. Tirerai fuori qualcosa. Serpente. No, se è un serpente non fa niente, sono buoni i serpenti. Non vorrei essere al suo posto. Sei arrivato? No. Corri, sono partito nella direzione sbagliata. Senti, ma lo fai apposta ad ansimare così? Mesa Wood! Ma forse è meglio chiamare vedere dov'è il Jujubier piuttosto che Mesa Wood, che non sa fare. Il giuggiolo. Senti, sei vicino all'albero? Sì! Vedi dei buchi? No, vedo un grande cestino! Un grande? Cestino! Ah, sì, acchiappalo, è quello, dai! Prendilo, quello è il paniere! Aprilo! Oh, mazzo! Ragazzi! C'è un serpente! C'è il serpente? Sì, un pitone! Toccalometro! Ma dai! Eccolo qua! Mamma! Che toccalo! Essere lì! L'ho fatto uscire! Schifo! Ecco, è enorme! Devi farlo uscire dal paniere! L'ho fatto uscire, fuori! Ecco. Comunque noi ci siamo fermati perché il tempo è fermo, 6 minuti e 1 secondo ci rimangono da giocare. No, devi descriverci questo serpente, Jocelyn, faccelo vedere bene, che poi diamo la parola a Brando Quilici. Com'è? È impressionante. È impressionantissimo, guarda, fa quasi 3 metri, eccolo qua, lo mostro bene alla telecamera. Avrà la pancia piena, vedrai, è tranquillo, immagino. Sì, è un po' panciuto. Ah, per quello è felice. Jocelyn, fai sempre attenzione però anche se ammaestrato. Ah sì? Lo sai, vi racconto una storia divertente che è successa a un'amica di mio padre in Africa, proprio in Somalia, nel basso Giuba. Questa persona aveva allevato sin da piccolo una leonessa e la teneva a casa dentro un recinto. E un giorno tornando a casa vede nel pollaio che c'era fuori di casa un gran scompiglio, piume che volavano e polli uccisi. E guarda meglio e vede la leonessa con tutte le piume in bocca. Allora corre dentro la casa, prende la scopa, esce con la scopa e gli dà una marea di scopate sulla schiena e questa leonessa scappa. Rientrando in casa vede la leonessa sua e scopre che la leonessa che aveva preso a scopate sulla schiena era una leonessa vera.
Mica male. Guarda un po'. Senti, e di questi... Comunque, senti, là dovrebbe essere molto bello, perché questo giardino che si chiama Paradiso è un posto molto famoso in Tunisia, vero? Com'è? Dico, questo giardino, il Paradiso, deve essere molto bello, vero? È bello, è un'oasi ancora una volta. Io cerco di prendere questo serpente per metterlo un po' al sole, per la luce, ma non vuole tanto venire, allora lo rimetto dentro la... Ti consiglio di lasciarlo in pace. Tu dici? Ma io me lo prendo come una collana, guarda. L'ho preso come una collana. Ormai sei coraggiosissimo, non ti ferma più nessuno. Beh, certo, non è un serpente come Sette Passi che c'è sempre in Somalia. Sette Passi? Non ti dà il tempo. Come arrivi a fare Sette Passi, sei morto. Per fortuna questo è uno molto più pacifico. Questo è un otto passi. Sto facendo dei baci. Gli do dei addirittura. Baci e sì. Noi mandiamo un bacio a te che ci hai fatto vincere 3 milioni. Senti, ragazzi, chiacchieri troppo. Corri verso l'elicottero, perché adesso non sappiamo dove dobbiamo andare. Lo ridò. Ecco, Piero, allora hai dato il tuo ordine. Lui sta correndo, io vi sto aiutando a guadagnare qualche secondo. Jocelyn, sì. Siamo pronti perché ci rimane veramente poco tempo. Sei vicino all'elicottero? 6 minuti e un secondo. Ok. Posso andare? Siamo pronti. Ale, partito. Via. Vite, reste 4 minuti. Ragazzi, or ti nascondi là, o bella rosa, fiorita nel deserto e in mezzo al vento, volta a colui che per sempre riposa là dove l'Ued diviene più stretto e lento. Firmato Abu el Qasem Shabi. Pure la poesia ci hanno dato questa volta. Jocelyn, ci segui? Sì. Allora, risenti la poesia. Sì. Or ti nascondi là, o bella rosa, fiorita nel deserto e in mezzo al vento, sì, volta a colui che per sempre riposa, là dove l'Ued diventa più stretto e lento. Ed è firmato Abu el Qasem Shabi. Shabi. Sì. Sapete chi è questo? Laura ha trovato, sì. Per una passeggiata più breve attraverso uno dei più bei luoghi dell'Oasi, sì, si segua l'Avenue Abu el Qasem Shabi. Oltre gli alberghi è la tomba del poeta di Tozer. Ah, ecco perché, vedi? Ah. Che ha dato il nome alla via fino al villaggio di Shabia. Vabbè, ok, Rida! Dobbiamo trovare, devi trovare la tomba. Devi trovare la tomba di questo signore? Non lo so, io volete, certo. Dove volete che vado? Devi andare verso Shabia, che sta un po' più a nord, verso Tozer. Tu devi prendere l'elicottero, okay, e devi andare verso Shabia, che sta un po' Shabia, più a nord. On va Shabia! Shabia, au bout de la rue, au bout de la rue, à vous et Qasem Shabi, à Shabia. Ecco, dai, fai presto che forse ci riesci. Siamo partiti. Oh, poi scusa, c'è lui che diventa più stretto e lento. Guarda, qui dice, mi senti? L'indovinello dice che questo Ued, che... T'ha compris, Rida? Rida, t'ha compris? Allora, guarda, devi andare su un belvedere. Al belvedere? Sì, al belvedere, dice Abia. Ok, on va al belvedere. On va al belvedere tout de suite, très vite, on se pose tout de suite. È abbastanza vicino, vicino. On ne tombe pas au-dessus, Rida. Verso Tozer, è quello on che tu vuoi. Verso Tozer, sì, verso deve essere quello. Il resto 3 minuti. Senti, c'è il fiume lì, per questo ruscello, l'Ued, che diviene più stretto e lento, dovrebbe esserci uno slargo, dovresti vedere l'acqua. Sì, ma, hai capito? Ho capito, là stiamo andando, eh? Devi costeggiare questo ruscello. Ok. Vedi, dice che il belvedere è un rilievo sabbioso e roccioso. Un rilievo sabbioso e roccioso. Sì, dalla cui cima si dominano il palmeto e i canali di irrigazione. Ma sul belvedere la tomba? Il belvedere era uno dei luoghi preferiti del poeta, Abu el Qasem Shabi. Perciò riposa ora nell'oasi vicino all'Ued, vicino a questo ruscello, all'ombra di una palma, in un patio aperto verso il cielo. Vai, Jocelyn, dove sei? Piero, vedo l'Ued. Bravo, vedo l'Ued. Segui l'Ued. Lo stiamo seguendo. Bravo, guarda. È sotto l'elicottero, è l'arco. In questo posto cerco di vedere. Guarda, dov'è, è devi trovare. Devi trovare questo. Qui c'è scritto. Perciò il poeta riposa ora nell'oasi, vicino all'Ued, all'ombra di una palma. Qui devi trovare una palma che sta in un patio aperto verso guarda, il cielo. Le palme ci sono, lo so, certo, però devi c'è cercare. C'è un edificio aperto verso il cielo. Un patio, ecco, un edificio. L'Ued è sotto i nostri piedi.
Ecco, vicino all'UED ci deve essere un edificio, un patio aperto verso il cielo. Quindi dovresti trovare qualche cosa, dei muri, del... Vedo la parte più stretta del web. Vedo dei monti fatto di sabbia o di roccia, non lo so. Sì. Io sono lì, un po' alti. Senti, dove il web è stretto? Beh, il web è lì dentro le palme. Sì. Devi fare in fretta perché manca un minuto e 43 secondi. Sotto, aspetta. Ecco il web, lo vedo, scendi... e diventa più piccolo qua. Ecco, scendi lì subito. Vedo una tomba sotto. Ecco, bravo, lì allora. A terra, un minuto e trenta. Vitti, quasi un minuto e mezzo, David. Ragazzi, Jocelyn, stai calmo, non rosa, ti perdere. Devi cercare una rosa, guarda, devi... Il tesoro è una rosa. A terra, tomba del... A terra. Aspetta, Laura, se no gli confondi le idee. Una rosa fiorita nel deserto. Una rosa nella sabbia sarà. Allora, vit, devo scendere dentro una. Un minuto! Dentro al patio, sì. Sì, ma è lontano! È una rosa volta con lui che per sempre riposa. Vit, via! Ragazzi, il nostro conto alla rovescia è terrificante. Guarda, fuori secondi. Di questo edificio ci deve essere della sabbia, in mezzo una rosa. Sto scendendo dentro la sabbia. È come il Gran Canyon in piccolo. 35 secondi, tra l'edificio e il web. Sto corretto dentro. 30. 26. Guarda che forse non è una rosa o un fiore, ma potrebbe essere anche un'altra cosa, non so, ci sono quelle, come si chiamano, le rose del deserto, fra l'UED e l'edificio. Guarda un po'. 14 secondi, attenzione. Sì, è vero, potrebbe essere una rosa del deserto. Aspetta. Ah, corri. 7 secondi. Quanto? 5 secondi, 4, 3, 2, 1. Peccato davvero. Perché, niente, avevate, forse credo, immagino, pazienza. Scoperto tutto. Jocelyn, a che punto sei? Perché se sei molto vicino, ti lasciamo fare la tua descrizione, altrimenti facciamo parlare Brando. No, oh, mi dispiace. Hai trovata piano. Comunque? Pronto? Sì? Sono davanti alla tomba e non so dov'è. Sta fra la tomba e l'UED, secondo me. Sì, esatto, sono proprio... lì. Adesso scendo verso questo tesoro. Non so dov'è. Ormai. Sì, intanto Brando, qui lì ci si dà una spiegazione. Sono arrivato. Sono una spiegazione. Sentiamo Jocelyn. Sono arrivato dentro il web. Sto cercando questa. Sto cercando. Guarda, penso veramente che non sia un fiore, perché potrebbe essere questa rosa del deserto. Potrebbe essere una... Ma guarda, siete stati bravi a capire che era una rosa del deserto, perché effettivamente una rosa del deserto non poteva che essere una rosa del deserto. Volevo dirvi solamente di Abu al-Kashim, che era stato un poeta molto famoso, uno dei poeti più famosi della Tunisia, ed è stato anche vissuto nel 1900 e morto nel 1930, molto sfortunato perché è morto a 30 anni di età. Comunque, questa tomba che c'è invece non è la tomba sua, lui è sepolto fuori del Belvedere. E la tomba di un santone che è stato punto da uno scorpione ed è morto proprio là. Quindi. Jocelyn, sei vicino, sei arrivato. Ce l'hai in mano. Allora possiamo concludere in questo modo. Sì, ma guarda, sono dispiaciuto veramente. Pazienza. Ci siamo sì, perché la cosa che mi dispiace di più, veramente Laura e Piero siete stati veramente bravissimi. E abbiamo perso un tempo con questo paradiso. È il paradiso che ce l'ho per... Oh, mi dispiace veramente. Beh, almeno i posti erano molto belli da come... Sì, è bellissimo, guarda, la rosa delle sabbie sono belle, ma sono un po' deluso, guarda, non mi va niente. Senti, ma almeno era una rosa del deserto veramente? Sì, una rosa del deserto, quella del bel tipo bello. Tipo grande e grosso come un grosso cocomero. Accidenti, grandissimo. Sì. Jocelyn, purtroppo qui dobbiamo chiudere perché sennò andiamo oltre i tempi consentiti, quindi noi ti ringraziamo in ogni caso, sei sempre bravissimo.
ti ringrazio a voi. Joslin, grazie mille, guarda, veramente sei stato molto bravo. Scusa Piero. Grazie. Ma di cosa? Scusa ancora, perché potevo arrivare, mancavo... Correre più forte. Sono gli incidenti del gioco, sennò non ci sarebbe gusto. Sì, l'elicottero era un po' pesante. Però. Ok, va bene, grazie. Grazie Joslin. Ciao. Grazie. Ciao a tutti, un bacio e alla prossima avventura con Cacciantesoro. Ciao. Grazie Joslin. E grazie a questi simpatici concorrenti, siete stati bravissimi, Laura e Piero, e i vostri bambini a casa sono stati orgogliosissimi. A questo punto, secondo me, la televisione non gliela leva più nessuno, un premio anche a loro. E bravi, in ogni caso, tornate a casa con 3 milioni, che non sono poco. Cioè, magari vi serviranno per fare un viaggio da quelle parti. Per fare un bellissimo viaggio. Bicicletta però, eh? Sì. Che sono pochi per fare, che è anche meno costoso. Bene, e con questo noi vi diamo un arrivederci alla prossima Caccia al Tesoro.